Buonasera, siamo nella sala consiliare del comune di Roccastrada, nella giornata della memoria con cui vogliamo commemorare le vittime dell'Olocausto. Sono qui con me in questa iniziativa il presidente della sezione comunale di Ampi di Roccastrada, Giulio Balocchi, e il direttore dell'ISGREC, Ilaria Vanzetta. Oggi è la giornata della memoria istituita in Italia con la legge 211 del 2000 e poi successivamente, 5 anni dopo, il 1 novembre, l'Assemblea delle Nazioni Unite decretò la giornata mondiale della memoria proprio il 27 gennaio come era stato prima in Italia. La giornata della memoria è la giornata per ricordare le vittime dell'Olocausto e ricordare quel 27 gennaio del 1945, quando le truppe sovietiche varcarono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, laddove trovarono pochi superstiti e soprattutto trovarono quelli che sono i simboli della scellerata ideologia nazifascista e svelarono al mondo quello che erano i campi di concentramento, i corpi ammassati, i volti dei pochi superstiti, i forni crematori, le baracche, le camere a gas e così via. Ci si chiede ancora oggi come sia stato possibile che 6 milioni di individui inermi potessero essere sistematicamente eliminati con grande zero, con un ignobile cattiveria. Quelle persone furono private dell'essere persona, della propria esistenza e vennero considerati oggetti, oggetti inanimati, cose di poco valore, stuc, come si diceva, come dicevano allora, in pezzi. E la riflessione a mio avviso che dobbiamo fare è che quei fatti, l'Olocausto, non è un fatto che non ha riguardato anche il nostro paese. Il nostro paese sono successi diversi casi e il governo di Salò collaborò attivamente con il governo nazista. Il governo di Salò collaborò attivamente con i nazisti nel trovare gli ebrei che si trovavano in Italia e nell'aiutare alla loro deportazione. Sono successi diversi episodi anche nella nostra provincia. Stamattina ricordavamo in Piazza Dante a Grosseto nella commemorazione istituzionale davanti alle pietre di Ciam, posto appunto in memoria di 3 deportati grossetani poste le 3 pietre di Ciam in Piazza Dante, e ricordavamo come anche nel nostro comune, nel comune di Roccastrada, nel seminario vescovile di Rocca dei Delitti, passarono e furono internati 80 ebrei, 39 dei quali furono poi deportati nei campi di concentramento. Sicuramente le misure persecutorie messe in atto con le leggi razziali del 1938 aiutarono enormemente il lavoro che i nazisti e le SS fecero nei confronti degli ebrei e non solo. Oggi è la giornata della memoria. Io credo che la storia sia maestra di vita se ne vogliamo anche gli aspetti e volgiamo lo sguardo al presente. La storia ci insegna sempre che il male non arriva così all'improvviso, ma cresce lentamente nella società e si alimenta di egoismo, di intolleranza, e quindi è molto importante allora ricordare come nella giornata della memoria, anche perché i fatti, episodi di antisemitismo e di razzismo tutt'oggi sono ancora attuali, molto spesso alimentati anche dai moderni mezzi di comunicazione, dai social. Due o tre giorni fa è successo un episodio gravissimo qui vicino a noi, una civilissima toscana, provincia di Livorno, a Venturina,
dove un ragazzino di 12 anni è stato insultato, picchiato da due suoi coetanei soltanto perché è ebreo. E allora è molto importante ricordare, molto importante la giornata della memoria, una giornata della memoria che deve essere anche una giornata di monito, monito affinché quello che è capitato e che ha negato la vita a tantissime persone non accada più. È una giornata anche di memoria attenta, memoria vigile, perché non siamo accondiscendenti e silenti di fronte ai pregiudizi e alle discriminazioni di oggi. Ecco perché è importante celebrare e commemorare una giornata come quella di oggi, per ricordare che anche nel nostro paese sono successi e il governo fascista collaborò attivamente con i nazisti nelle deportazioni, e quindi è molto importante la giornata di oggi, anche perché tutt'oggi c'è una parte politica, da una parte si tende a ricostruire in maniera fantasiosa i fatti che sono abbastanza lontani dal passato, e quindi ci sono ricostruzioni fantasiose di quegli anni. C'è chi tende a mettere sullo stesso piano l'Italia che del fascismo, della dittatura, delle leggi razziste del 38, con l'Italia invece che ha combattuto per la libertà, per la democrazia, e grazie alla quale è nata la nostra Repubblica, la nostra Costituzione, con i suoi valori di giustizia, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà. Anche per questo noi dobbiamo ricordare, perché chi dimentica è meno forte e quindi più soggetto all'intolleranza e alla violenza. E questo è il senso di questa giornata. Ringrazio Ampio Castrata, quindi il presidente Giulio Balocchi e Laia Cancella, direttrice di ISGREC, per aver voluto insieme al Comune di Roccastrada fare questa iniziativa, ancorché in maniera virtuale, quindi rispettosa delle regole e delle norme anticovid. Ecco, passo la parola al presidente ANPI sezione comunale di Roccastrada, Giulio Balocchi. Salve a tutti, buonasera. Come ricordava il sindaco, i momenti celebrativi, le ricorrenze sono momenti importanti che devono caratterizzare anche l'attualità. Perché se solite dire che non c'è futuro senza passato, non si costruisce il futuro senza memoria. Ma c'è necessità che non ci si limiti a soli momenti celebrativi, ancorché importanti, ma si facciano delle riflessioni per il futuro, per l'attualità e soprattutto per il futuro. Non ci si può limitare solo alla giornata specifica. Mi piace sempre ricordare il manifesto di un partito politico di ormai quasi 35 anni fa, in occasione della festa della donna, che citava 8 marzo tutti i giorni. Ecco, quindi qualunque circostanza, qualunque data, qualunque anniversario deve essere sottolineato, magari in quell'occasione, ma deve essere anche un monito e essere sempre presente in mezzo a noi. Forse non si ripeteranno gli orrori che hanno caratterizzato il secolo scorso, con tutte le nefandezze che sono state compiute, anche perché la società tutta ha fatto numerosi passi avanti, ma questo non significa che dobbiamo sottovalutare o dobbiamo sminuire quelli che possono essere i pericoli. Non abbiamo più, almeno ci lavoriamo, le condizioni per avere nazioni all'interno dell'Europa che si fronteggino fino a rifarsi la guerra, come è successo appunto nel secolo scorso. Anche i popoli stessi, anche le comunità stesse ormai si sono evolute tali da non essere più disponibili a essere monopolizzate o quantomeno influenzate negativamente come è stato fatto nel secolo passato. Non sono più popoli, quindi non sono più soggiogabili alle ideologie, anche perché anche queste ormai sono un bagaglio del passato, e oggi la nostra società, quella italiana, ma non solo quella italiana, è
è sempre meno ideologizzata e quindi da questo punto di vista penso che la voglia e il desiderio di libertà, di indipendenza, di libero pensiero si è affermato notevolmente. Passi in avanti, dicevo, sono stati compiuti anche perché in questi decenni si è venuta a consolidare, ancorché non abbia raggiunto ancora i massimi livelli possibili e auspicabili, una comunità europea, una comunità fra i popoli del nostro continente. Ma la missione, dicevo, non è ancora compiuta. Dobbiamo ancora lavorare ancora di più perché si crei veramente un'Europa di solidarietà, di fratellanza, di unità fra i vari paesi, fra i vari popoli, soprattutto al di là del collegamento e dell'unità fra le istituzioni e fra le forze politiche, che ci sia questa unità fra le persone, che veramente ci si senta veramente un popolo unico. Per completare quindi questa rivoluzione democratica, diciamo così, che è nata dalla seconda guerra mondiale per svilupparsi poi negli anni successivi. Dobbiamo quindi lavorare per un'Europa ancora più dei popoli e della solidarietà, contro i nazionalpopulismi, i sovranismi e peggio ancora contro l'indifferenza, che magari è una delle motivazioni che qualcuno cerca di portare avanti per far dimenticare quello che è stato il secolo scorso. Oggi i diversi stati europei, ma non solo, sta rigenerando il virus del nazionalismo, del mescolato al razzismo, al nazifascismo e peggio ancora al negazionismo. Inquieta in questo scenario la proliferazione di gruppi, organizzazioni proprio che si ispirano a questo modello, a questi obiettivi, richiamando il fascismo, il nazismo, il razzismo e tutto ciò che di negativo ha caratterizzato quel periodo. Al nazionalismo anche esasperato, cercando di portare avanti i concetti di superiorità, di nazionalismo prima gli italiani o prima i polacchi e così via, cercando di dare messaggi di superiorità nei confronti degli altri e la necessità di difendere la propria identità nazionale. Sarebbe un gravissimo errore sottovalutare o tollerare questa evidente realtà che costituisce una minaccia permanente per la democrazia e la libertà. Antifascismo quindi a tutto tondo, che con questa parola vorrei riassumere proprio tutti questi concetti negativi che ho espresso finora. Non convince quindi l'affermazione che si sente dire che quelli che sono più attivi a portare avanti queste idee sono giovani, non erano nemmeno nati un secolo fa e quindi perché chiamare neofascisti. No, occorre fare attenzione perché quello che conta non è l'età, non è la carta d'identità, ma è lo spirito con cui ci si rapporta, lo spirito con cui si pensa di vivere, lo spirito con cui si pensa di essere superiori rispetto agli altri. In questo scenario si collocano anche grandi temi che caratterizzano questi anni e mi riferisco in particolare all'immigrazione che preme sui confini dell'Europa, la rotta libica, la rotta balcanica, per non parlare poi anche di ciò che avviene ovviamente in America, dal Messico e quant'altro. E i comportamenti che si hanno in materia di democrazia e di diritti umani. A fronte di questi eventi di proporzioni eccezionali prevale quindi questa voglia di difendere i propri confini, di difendere la propria cultura, di difendere le proprie tradizioni, come se si potesse ancora parlare ragionando all'interno di un confine ristretto, di una limitazione geografica del proprio paese. Ormai su tutto abbiamo l'integrazione piena dell'economia, delle idee, della cultura in generale e pertanto cercare di portare avanti l'idea del nazionalismo e quant'altro è veramente fuori tempo. Abbiamo quindi il dovere di
coniugare i temi che ricordiamo oggi in questa circostanza con l'attualità. E quindi dobbiamo saper gestire, governare e ragionare ed operare soprattutto sui temi che ci riguardano oggi, in particolare, ripeto, sull'immigrazione, perché è un problema che ci dobbiamo trovare davanti. Non si ferma il progresso, non si ferma la civiltà, non si ferma nemmeno l'economia pensando di erigere muri e steccati o quant'altro ai propri confini. Concludendo, dobbiamo quindi non abbassare la guardia, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutare i tentativi di revisionismo che ci sono, i tentativi di passare, di omologare quello che è stato, come ricordava anche il sindaco, quello che è stato i principi, gli obiettivi, gli ideali delle persone che hanno combattuto nel secolo scorso e anche successivamente, di omologare per rendere tutti uguali, tutti comunque per riportare una linearità su quello che è la storia e sono le radici anche del nostro paese, va sicuramente combattuto. Un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello dei giovani, dei ragazzi di oggi e di domani. Noi adulti siamo stati chi testimoni, chi figli, chi nipoti di persone che hanno vissuto quel brutto periodo buio del secolo scorso e quindi siamo cresciuti con anche un altro spirito, un'altra idealità, un altro idealismo se vogliamo, forse abbiamo sognato anche un mondo più grande di noi, ma siamo cresciuti in un certo modo. Ecco, i nostri ragazzi, e non voglio generalizzare, ovviamente lontano da me generalizzare, li abbiamo cresciuti in un altro ambiente, in un altro stile, in un altro modo di vedere e di affrontare la cosa, anche perché la vita, la realtà economica, sociale, politica è cambiata rispetto anche ai nostri tempi, diciamo così. Però dobbiamo fare in modo che i ragazzi e i giovani prendano coscienza di quello che è stato, di quella che è la storia. Magari ci può essere anche il rischio che leggano quelle pagine di storia, forse come studiando il Medioevo o il Rinascimento, e quindi di generalizzare, di leggere un po' come una pagina di storia, una leggenda, lontana da noi. Purtroppo invece così non è. I fenomeni, i segnali che ci sono costantemente, non solo in Italia ma anche in altri paesi, devono farci pensare, devono farci riflettere per aiutare e per far crescere i giovani e le future generazioni, tenendo presente quelle che sono le necessità di libertà, di uguaglianza, ma soprattutto di rispetto e di integrazione sociale. L'episodio che ricordava anche il sindaco di Venturina di pochi giorni fa è emblematico di questa situazione. Sicuramente ragazzini di 13-15 anni forse nemmeno lo sanno che cos'è, e me l'auguro che non lo sappiano che cos'è l'olocausto o non sappiano che cos'è il razzismo e quant'altro, e quindi non che mi auguri che sia una goliardata o un'azione così immotivata. Però mi auguro che sia veramente un episodio triste, ma che non sia espressione di una convinzione presa in questi giovani, in questi ragazzi e nelle loro famiglie, perché difficilmente ciò che viene fuori nella strada è avulso da quella che è la situazione familiare o le convinzioni familiari o la discussione anche che in genere nelle famiglie si porta avanti. Questo modo di sentirsi superiori, di sentirsi diversi, di sentirsi più ganzi degli altri, secondo me dà anche il frutto alle violenze di genere a cui purtroppo stiamo assistendo sempre più in questi ultimi periodi. Anche questo è un'espressione di pensare di essere diversi, pensare di essere superiori.
e le stesse cose che succedono, le scorrevanti, le azioni di bullismo, il devastare la cosa pubblica nelle grandi città come nei piccoli paesi, anche questi sono segnali di un malessere, segnali di un modo di pensare che assolutamente dobbiamo contrastare. Dobbiamo quindi fare in modo tutti che questi principi, queste idealità che sintetizziamo oggi nella giornata della memoria diventino sempre più terreno fertile per soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, e che non possiamo bruciarcene perché sono il nostro futuro. Grazie Giulio, grazie per il bel intervento con i collegamenti anche sul presente e sul futuro e i messaggi che ha rivolto alle giovani generazioni. Ha parlato e ha utilizzato la parola indifferenza, dobbiamo combattere l'indifferenza. La senatrice Liliana Segre l'ha detto spesso, no? Che dobbiamo combattere l'indifferenza, attraverso la quale questi fantasmi del passato, questi mostri del passato possono rialzare la testa. E quindi grazie davvero per l'intervento. Passo la parola a Ilaria Cansella, direttrice dell'ISDE, che ci farà un intervento sull'uso pubblico del passato e soprattutto le politiche della memoria. Grazie mille. Io ringrazio intanto prima di tutto il sindaco di Orcastrada per l'organizzazione di questo momento, che rappresenta un incontro tra l'amministrazione comunale, l'ANPI e l'Istituto Storico Grossetano della Resistenza. Un incontro che secondo me è il modo più proficuo di ragionare su questi temi, tenendo insieme quello che è l'aspetto commemorativo istituzionale con la memoria e con la storia. Ringrazio quindi anche il presidente dell'ANPI e dell'Orcastrada. In realtà è sempre molto difficile, a mio avviso, intervenire in occasione di questa giornata, perché il rischio è quello di cadere nella retorica. La retorica finisce per cristallizzare in qualche modo una commemorazione, trasformando l'atto del ricordare quasi in un esercizio automatico e quindi acritico. Per tentare di evitarlo, oggi ho pensato proprio a un intervento che in qualche modo, anche se brevemente, faccia il punto su come il discorso pubblico sulla memoria si trasforma nel nostro paese, perché questo è, il discorso pubblico cambia e cambia nella lunga durata, intrecciandosi con la riflessione che è quella sul calendario civile nazionale. In questo senso intendo riferirmi non solo alla genesi della legge sulla giornata della memoria, appunto istituita con legge dello Stato nel 2000, ma anche al suo concretizzarsi in questi ultimi 20 anni. Dopo 20 anni probabilmente su di essa qualche riflessione la possiamo fare. In primo luogo bisogna ricordarne la natura stessa, si tratta di un dispositivo legislativo che quindi è inevitabilmente connesso e connotato dal suo essere prodotto da una mediazione politica e parlamentare. È degli anni 90 l'inizio in Italia di una vera e propria guerra della memoria che coinvolge appunto la politica, ma anche la società civile in un dibattito molto fondo su temi che sono quelli più ampi del 25 aprile della Resistenza, ma anche quelli legati alla memoria, con ad esempio il tentativo di alcuni di in qualche modo isolare l'Italia dal cono d'ombra dell'Olocausto. Di quelle discussioni resta ancora traccia oggi, resta traccia di quelle discussioni nei discorsi di chi tenta di differenziare ancora 2022 fra quella che fu la persecuzione dei diritti avviata nel 38 con le leggi che esclusero gli ebrei dalla vita civile della nostra nazione, da quella che fu la persecuzione delle vite nei campi di sterminio. Il discorso in sintesi è che se della prima l'Italia trascinata Mussolini si sarebbe macchiata, della seconda invece la responsabilità cade interamente sui tedeschi, mentre gli italiani sarebbero, e il numero dei giusti italiani che salvarono gli ebrei dimostrerebbe, in qualche modo esenti da questa colpa. Ecco, questi aspetti sono parte integrante
carburante di quella che è la rinegoziazione fra i partiti che alla fine della Prima Repubblica sono chiamati a ridefinire la religione civile dell'Italia, ovvero tutto quello che riguarda ritualità, simboli, cerimonie, che in qualche modo rendono uno Stato non soltanto un apparato amministrativo burocratico, ma lo rendono un soggetto che è capace di trasmettere valori e quindi in qualche modo capace di impostare le coordinate fondamentali nella pratica della memoria pubblica. Attraverso che cosa? Attraverso un corpo di attività cerimoniali, un sistema di commemorazioni pubbliche, attraverso un insieme di attività, quindi in qualche modo di pedagogia civile, che dovrebbero servire a costituire, arrivare a un sentire comune collettivo. È in quella nuova fase storica che si impone il tema della memoria della Shoah. Si impone come centrale nella sfera pubblica e la legge del 2000 mette un punto fermo su questo aspetto. Quella legge istituisce la giornata della memoria, come è già stato ricordato, il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, in qualche modo adeguandosi a un criterio di ordine continentale. La data avrebbe potuto essere un'altra, ma la scelta del 27 gennaio significa sottolineare giustamente come i fascismi e le tragedie che si causarono non possono essere disgiunti da un orizzonte comune europeo, e questo è molto importante. Di fatto però questo avviene a scapito di una presa in carico della responsabilità italiana di quel dramma, che era invece rimarcata da un'altra data che era stata in quegli anni proposta come data per la celebrazione, ovvero quella del 16 ottobre, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma, una data che indubbiamente avrebbe riportato una dimensione meno universale della commemorazione italiana, ma che avrebbe forse offerto l'occasione di prendere istituzionalmente atto che senza la complicità della Repubblica di Sarò quei 1000 ebrei non sarebbero mai arrivati ad Auschwitz e che quindi anche della persecuzione delle vite l'Italia non può considerarsi assolta. Un altro tema di riflessione è che la legge del 2000 è dedicata a commemorare le vittime dell'antifascismo, e cito, al fine di conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro paese e in Europa. Sposa insomma quello che dagli storici viene definito come il paradigma vittimario, ovvero una narrazione del passato che si basa sulla centralità delle vittime e comporta il predominio nello spazio pubblico di una narrazione basata sul lutto e sul dolore. È una modalità che si è imposta da quel momento e che poi è andata a caratterizzare anche altre giornate commemorative, che molte sono state istituite a partire dal 2000. Pensate al giorno del ricordo, che ricorda appunto le vittime ancora delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, gli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, o anche il giorno dedicato ancora alle vittime del terrorismo, oppure la giornata della memoria in memoria delle vittime della mafia, che per capirsi avrebbe potuto essere forse più inclusiva se fosse stata dedicata alla lotta alla mafia come giornata. Ecco, questo paradigma vittimario nel caso specifico della Shoah è una modalità di narrazione che si sviluppa per anni attraverso il ricorso all'intervento dei testimoni. I testimoni sono capaci con il loro racconto di emozionarci e di coinvolgerci, ma ora purtroppo questa modalità di narrazione, anche di didattica del giorno della memoria va in parte ripensata a causa della morte di molti di loro. Quello che spesso succede, che io ho visto succedere in questi ultimi anni, è che a chi a parlare sono chiamati i figli o i nipoti dei testimoni, ma secondo me non sono loro a potersi prendere l'onere di questa memoria. Quello che probabilmente potrebbe essere fatto, potrebbe essere un'opportunità appunto anche sul piano didattico, è cercare di andare oltre questo piano emozionale che ha finora connotato questa data e quindi farlo attraverso una maggiore contestualizzazione, una comprensione di tipo storico che probabilmente potrebbe allargare le riflessioni su questo giorno. Un aspetto importante è infatti che la legge istitutiva della giornata della memoria tiene insieme, intenzionalmente, ed è bene ricordarlo, la memoria della Shoah, cioè lo sterminio o la deportazione degli ebrei,
con la memoria della deportazione politica e dell'internamento militare. Lo fa giustamente perché lo fa al fine di non restringere ma di allargare il campo a tutte le vittime e tutti i soggetti che subirono la persecuzione del nazifascismo. Rispetto a quella del popolo ebraico, le altre persecuzioni, le chiamiamo così, sono probabilmente meno note. Di fatto non si parla quasi mai della deportazione politica di coloro che si opposero al nazifascismo. In Italia circa 25.000 persone fra uomini e donne, sia partigiani, sia sospetti fiancheggiatori di partigiani, sia anche semplici persone che misero in campo forme di resistenza civile, come chi aderì agli scioperi nelle città del nord Italia, ma anche vicino a noi, a Firenze. Oltre ad essi anche gli internati militari, ovvero quei soldati, circa 600.000, quindi parliamo di numeri molto alti, che opposero il loro rifiuto all'adesione alla Repubblica di Sanò, consapevoli che questo comportava per loro la deportazione nei campi del Terzo Reich. La loro morte ovviamente nel sistema concentrazionale non era prevista, non era intenzionale come lo sterminio degli ebrei, e questo fa una grande differenza. Però la loro mortalità fu altissima, sia quella degli internati sia quella dei deputati politici. Spesso anche qui a Rocca Strada, nella commemorazione degli anni passati, ci siamo soffermati solo sulla deportazione ebraica. Lo abbiamo fatto perché è rilevante la presenza in questo comune di un campo di internamento. Giustamente è un macro evento con cui la comunità deve fare i conti e di cui deve prendersi carico. Però in realtà dalle carte dell'archivio comunale che stiamo riordinando sta emergendo anche un altissimo numero di internati militari provenienti da questo comune, quindi forse questo è un discorso che si può avviare. Di sicuro l'oblio che queste due forme di deportazione hanno subito rappresenta un nodo da risolvere a livello più generale, e questo in parte per dare una compiuta esecuzione al dettato legislativo della legge del 2000 e in parte anche perché aiuterebbe a dare un senso meno retorico alle e al richiamo alla resistenza che giustamente si collega alla giornata della memoria. Così come si ricordano i giusti che salvarono gli ebrei, così in questa giornata è doveroso onorare coloro che opposero il loro rifiuto a quel sistema che il nazifascismo voleva imporre in tutta Europa. E coloro che gli opposero gli ideali che ricordavano sia il sindaco di Giulio Novarocchi di libertà, uguaglianza, democrazia e giustizia, che sono stati la conquista ottenuta da quel dramma con la sconfitta del nazifascismo e che in qualche modo ne rappresentano il lascito alle nuove generazioni. Ricordare quindi le altre deportazioni in sostanza potrebbe permettere di svolgere una riflessione sulla dialettica fra libertà e schiavitù, fra diritto e arbitrio, non soltanto nel passato ma soprattutto nel presente. Nell'ordine nuovo vagheggiato da Hitler e Mussolini non c'era posto per la tolleranza del dissenso e soprattutto per l'accettazione del diverso. E quest'ultimo è un valore fondamentale che può fungere oggi da antidoto alle derive del presente. La persecuzione di tutti coloro che rappresentavano la diversità, è stato ricordato, rom, sinti, omosessuali, diversamente abili, e anche deputati politici e internati militari, ci deve offrire l'occasione per concentrarci soprattutto con i giovani sul tema del rispetto della diversità, impostando in qualche modo una memoria attiva che ripudia antisemitismo e razzismo, simboli e linguaggi del fascismo e del nazismo, e che le vicende di cronaca che il sindaco ricordava rendono estremamente necessarie oggi. Sarebbe quindi opportuno tornare a riflettere su molte tematiche in occasione della giornata della memoria, di più di quello che forse oggi si fa. Sarebbe opportuno riflettere su come nel nostro paese abbia potuto prendere a piede quella che è stata la discriminazione fra individui, che è il preludio della deportazione razziale, senza cui un campo come Rocca Tederichi non sarebbe mai potuto esistere. Il fenomeno delle leggi razziali, o meglio giustamente razziste, come si tende a denominarle oggi, si deve far risalire a una lunghissima durata del razzismo e dell'antisemitismo del nostro paese, una lunghissima durata che fece accettare via via nel tempo quell'idea che il genere umano potesse essere diviso in razze e che alcune di queste razze potessero
potessero essere considerati inferiori. È un concetto che viene dal colonialismo, è un concetto che trova la sua prima applicazione legislativa nelle leggi che il fascismo utilizzò per gestire il suo impero coloniale. È una deriva che in qualche modo è ancora alla base dei rigurgiti razzisti che il nostro paese, così come altri, sono costretti ad affrontare oggi. Concentrare la nostra attenzione su questi aspetti, più che sulla stigmatizzazione di un male assoluto, poco circostanziato, quindi che rimane in qualche modo poco storicizzato, a mio parere rappresenta quindi forse il modo più intellettualmente onesto, magari anche più efficace, per costruire davvero una memoria che permetta di evitare di ripetersi degli errori del passato. Il tentativo ovviamente va portato avanti negli anni, va portato avanti insieme con autorità, associazioni, istituti storici. È un lavoro da fare. Grazie. Allora, grazie Ilaria per il tuo intervento, per la contestualizzazione dei fatti storici e anche delle sollecitazioni che hai fatto nel tuo intervento, sollecitazioni e inviti che a mio avviso le istituzioni devono cogliere e davvero lavorare insieme l'Istituto Storico, le associazioni partigiane, appunto le istituzioni. Grazie Giulio Balocchi per la presenza a questa iniziativa che non ha nulla di retorico, ma che vuole essere un momento per condividere alcune riflessioni, per commemorare le vittime dell'Olocausto, ma anche per dire che la memoria custodita, tramandata, una memoria vigile, attenta, quotidiana, può essere davvero il vaccino per alzare una barriera contro i fantasmi e i mostri del passato. Grazie a tutti per averci seguito sui social.